se qualcuno volesse fare un copione di un film, penso che potrebbe prendere la visita di Don Paolo Albera nelle missioni salesiane in Sud America, e non solo, perché dal 1900 al 1903, pensate, un viaggio di 3 anni senza tornare a Valdocco, Don Paolo Albera parte dal Buenos Aires, Montevideo, che erano un pochino i centri dell'azione missionaria salesiana nel Sud America, va fino alla Terra del Fuoco, proprio all'estremità meridionale, rimanendovi un mese perché perde il passaggio sul piroscafo, poi risalendo pazientemente tutto il continente americano. Qui ci sono segnate tutte le tappe, sembra incredibile quanti movimenti abbia fatto, e arriva fino agli Stati Uniti, dove poi si imbarcherà da New York per tornare in Inghilterra, Inghilterra-Francia, Francia-Valdocco. Ecco, questa è la foto simbolo, proprio perché in effetti ci fa capire che Don Albera voleva vedere con i propri occhi l'azione dei salesiani nel mondo. È diverso, come dire, ricevere una relazione da cosa facciamo in missione, le lettere, eccetera, che lo facevano i missionari. Un'altra cosa è la visita di persona. Prima di tutto lui poteva rendersi conto di com'era la situazione, e in alcuni casi era estrema. I salesiani missionari lavoravano in condizioni difficilissime. Al tempo stesso i missionari ricevevano incoraggiamento per quello che stavano facendo, perché lo scoraggiamento, il sentirsi isolati, perché le comunicazioni erano difficilissime a quel tempo, era un qualcosa che tutti potevano vivere e umanamente non era facile da sopportare. Ecco, una visita del genere, così sacrificata, di una persona già di salute cagionevole, è stato veramente un qualcosa di grandioso, ha dato veramente speranza ed energia alle missioni.